Signori, ci siamo. Domenica Napoli-Atalanta, un match che azzardo sarà più complicato rispetto alla trasferta di San Siro contro il Milan. Oggi siamo qui per fare il solito prepartita, fare lo studio dell'avversario che affronteremo domenica alle 12:30, che bellissimo orario. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, via con la sigla e cominciamo. Allora ragazzi, come potete vedere dalla luminosità, dalla scarsa luminosità che c'è nella mia stanza, siamo qui in questo video che sto registrando di venerdì sera. Bentornati ai vecchi, agli abitudinari e benvenuti ai nuovi. E tu, se sei nuovo, mi raccomando, iscriviti perché è totalmente gratis. Andiamo a vedere un po' l'Atalanta. E come sempre, partiamo dalle classifiche. Anche in questo caso, classifica in casa contro classifica in trasferta. Il Napoli gioca in casa e, come sappiamo benissimo, è attualmente la squadra che ha raccolto più punti. È prima del rendimento in casa, imbattuta 5 vittorie su 5 con 11 gol fatti e 2 subiti. L'Atalanta invece in trasferta non è poi così dominante e efficace come lo è in casa. Per puro caso è comparsa anche l'Atalanta nel rendimento in casa, però come potete vedere la differenza c'è. Atalanta in casa fa 12 punti con 18 gol fatti e 7 subiti ed è terza in casa, mentre in trasferta 7 punti, meno gol fatti, 10 in meno rispetto al rendimento in casa. I gol subiti invece sono gli stessi. E come potete vedere, i pareggi, l'unico pareggio che è stato fatto finora e due delle tre sconfitte sono arrivate proprio in trasferta. Quindi già da questa divisione tra casa e trasferta capiamo che l'Atalanta è una squadra che è molto più pericolosa e dominante in casa piuttosto che in trasferta. Però andiamo un po' ad approfondire e vediamo la situazione col casa e col subiti. L'Atalanta ha attualmente il miglior attacco della Serie A, ben 26 gol fatti in 10 partite, quindi viaggiamo su una media di 2,6 gol a partita. C'è però da dire che nella penultima giornata che si è giocata ha fatto ben 6 gol, quindi questo dato è anche un po' influenzato dai 6 gol fatti col Verona 2 giornate fa. Gli XG sono 20 e come potete ben vedere ci sono ben 6 gol di differenza tra quello che si è prodotto e quello che si è appunto portato a casa. Quindi potrebbero magari essere quei famosi 6 gol fatti contro il Verona che hanno un po' drogato in positivo questo dato. Quindi dal punto di vista offensivo è la miglior squadra attualmente in Serie A. Dal punto di vista difensivo invece c'è qualcosa da registrare. 14 gol subiti, hanno la dodicesima difesa del campionato. XG però dicono che l'Atalanta avrebbe dovuto subire 10 gol e sarebbe dovuta essere la quarta miglior difesa del campionato. Quindi abbiamo una squadra che dal punto di vista offensivo ha overperformato finora, mentre dal punto di vista difensivo ha underperformato, quindi ha fatto meno di quello che ci si aspettasse. In trasferta il discorso cambia soltanto per quanto riguarda l'attacco. Hanno il sesto miglior attacco in trasferta con 8 gol fatti, mentre la difesa rimane la dodicesima con 7 gol subiti. E sotto potete anche vedere la forma partita, le ultime 10 partite giocate. L'Atalanta ha avuto un inizio di stagione abbastanza turbolento e molto incostante. Dallo Shakhtar in poi l'Atalanta ha trovato una quadra e ha registrato 5 vittorie e un pareggio contro il Celtic. Un pareggio però, ragazzi, che non deve entrare in inganno perché chi ha visto quella partita sa benissimo che l'Atalanta ha attaccato dal primo fino all'ultimo secondo e soltanto per una congiunzione astrale non è riuscita a sbloccare lo 0-0. Quindi nelle ultime 6 partite l'Atalanta ha trovato la quadra e ha ingranato. Diciamo che l'Atalanta di Gasperini quasi tutti gli anni parte un po' a rilento per poi mettere la marcia in modo definitivo e da quel momento in poi difficilmente si arresta. Un po' di numeri della fase difensiva. Allora, l'Atalanta è attualmente la 13ª squadra per tiri in porta subiti, 38, quindi non sono così imperforabili. Sono 18esimi per contrasti fatti. In genere le squadre che effettuano più contrasti sono le piccole, perché sono quelle che nell'arco di un campionato difendono di più rispetto alle grandi. La maggior parte dei contrasti vinti arriva nella tre quarti centrale, quindi l'Atalanta diciamo che va a recuperare palla nella metà campo centrale.
Sono 17esimi per sfide contro dribblatori persi, quindi sanno affrontare bene gli uno contro uno. Quindi attenzione a Kvara che domani potrebbe soffrire. Ottavi per falli commessi. Attenzione ragazzi ai recuperi palla perché l'Atalanta è la miglior squadra che recupera palla e vi dico un nome su tutti, Ederson. E poi sui duelli aerei si comportano molto bene perché sono terzi per duelli aerei vinti. Questo dato ovviamente si può ripercuotere anche dal punto di vista offensivo, quindi attenzione ai calci d'angolo. Attenzione per esempio al duello tra Retegui e Buongiorno perché sarà quello il duello principale. Alcuni dati positivi, altri un po' meno, come ad esempio i tiri in porta. I numeri offensivi, ragazzi, sono decisamente migliori. Sono la squadra che effettua più tiri in porta in tutto il campionato, ben 58. Sono quarti per passaggi fatti e sono quinti per possesso palla, il 57,4%, quindi una squadra che, a cui piace tenere il pallone. Percentuale di passaggi completati abbastanza alta, l'84% e sono quinti per percentuale di passaggi completati. Fanno abbastanza cross, 189, e i cross la maggior parte arrivano dagli esterni, dai quarti di centrocampo, quindi vari Ruggeri, Zappacosta, Bellanova. Ovviamente, ragazzi, se fai tanti tiri in porta vuol dire che crei anche tante occasioni. Infatti, l'Atalanta è la prima squadra in Serie A per grandi occasioni create. E ragazzi, il giocatore che crea più occasioni pericolose, indovinate un po' chi è? Ademola Lookman. E ovviamente, essendo la squadra che crea di più, è anche quella che ne spreca di più. È una cosa proporzionale. E poi, ragazzi, sono primi per tocchi nella tre quarti offensiva e nell'area offensiva. Quindi, ragazzi, questo cosa vuol dire? Che l'Atalanta ha un atteggiamento e uno stile di gioco molto offensivo e che è volto soprattutto a rinchiudere l'avversario nella sua metà campo. Quindi, ragazzi, questi numeri sono la conferma che domani sarà una partita difensivamente parlando molto molto tosta. Non a caso domani si affronta la miglior difesa contro il miglior attacco. Già di base potremmo dire un pareggio, perché miglior difesa contro miglior attacco, se il Napoli difende bene può annullare il loro attacco e quindi può finire pure in parità. Però di base parliamo di numeri offensivi molto 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 pericolosi. Qui abbiamo le posizioni medie e ho messo due partite in particolare, ovvero l'ultima giocata contro il Monza che era in casa e a destra invece trovate le posizioni medie dell'Atalanta in trasferta contro il Venezia. Vi ho messo queste due partite per far vedere come cambia l'atteggiamento dell'Atalanta tra casa e trasferta. Come potete vedere in casa, ragazzi, l'Atalanta domina, si mette con tutta la squadra nella metà campo avversaria. C'è soltanto un giocatore, anzi due, diciamo i tre centrali di difesa, solo loro si trovano al di qua della metà campo, tutti gli altri si trovano nella metà campo avversaria. Abbiamo i due esterni di centrocampo che sono il 16 e il 22 che stanno appunto sulle fasce, quindi occupano i canali quelli laterali. E poi abbiamo i due trequartisti, quindi De Ketelaere e Lookman che occupano i canali intermedi, quindi i mezzi spazi, e al centro c'è Retegui che occupa il canale appunto centrale. Però la cosa importante da notare è che tutta la squadra è nella metà campo avversaria. In trasferta invece possiamo notare un'Atalanta che ha un atteggiamento un po' più prudente perché come potete vedere gli unici giocatori che si trovano nella metà campo avversaria sono quattro, i tre attaccanti più un esterno di centrocampo, tutti gli altri si trovano nella metà campo propria, a un'altezza però abbastanza alta, quindi diciamo si trovano nella parte intermedia del campo. L'occupazione degli spazi è la stessa. Esterni sui canali laterali, trequartisti nei mezzi spazi e Retegui al centro. Quindi l'Atalanta in casa è un rullo compressore, è una squadra che ti viene ad aggredire e che ti tiene bloccato nella tua metà campo e spesso anche nella tua area di rigore per quasi tutta la partita. In trasferta, diciamo che assume un atteggiamento un po' più prudente e porta meno, diciamo, giocatori ad attaccare. Questa volta abbiamo una slide extra, ovvero i precedenti. Questo, ragazzi, è un articolo la cui fonte è gonfialarete.com e vabbè, storicamente i precedenti sono a favore del Napoli. Parliamo soltanto dei precedenti in casa del Napoli. 35 vittorie per il Napoli, 10 pareggi e 9 sconfitte. Se però guardiamo le ultime 5 stagioni, anzi le ultime 4,
abbiamo praticamente due successi a testa, quindi perfetta parità. L'ultima vittoria del Napoli risale alla stagione dello scudetto, quando vincemmo 2-0. L'ultima vittoria dell'Atalanta è quella della stagione scorsa, dove ci batterono per ben 3-0. Mentre l'ultimo pareggio, ragazzi, risale alla stagione 19-20. Quella partita finì 2-2. Per chi non se lo ricordasse, quella era la famosa partita dove ci fu un rigore netto su Fernando Llorente, che non venne fischiato. Era la stagione di Ancelotti, quella dove poi fu esonerato, che ci furono tantissimi torti arbitrali. L'ho messa qui giusto per ricordare. Quindi, restringendo alle ultime 4 stagioni, abbiamo una perfetta parità: 2 vittorie per il Napoli, 2 vittorie per l'Atalanta. Se consideriamo anche la stagione 19-20, un pareggio, quindi equilibrio perfetto. Ora, probabili formazioni. Stavolta non ho potuto fare le grafiche solite che faccio delle probabili formazioni perché uso un'app che ho sul cellulare, però il cellulare attualmente è in coma, quindi prendo in prestito le grafiche di Fantacalcio. Ciao amici di Fantacalcio, un saluto che ci seguite sempre. Questa, ragazzi, dovrebbe essere la formazione del Napoli, niente da dire, c'è cioè la solita. Sappiamo che non c'è Lobotka, gli altri sono copia e incolla rispetto al recente passato, quindi qua c'è veramente pochissimo da dire. Questa invece è la formazione dell'Atalanta. Carne secchi in porta, difesa a 3 da sinistra verso destra, Kolasinac, Ian, Gimsiti, Ruggeri e Belanova sulle fasce, in mezzo Ederson e Deron e davanti Lookman e De Ketelaere a sostegno di Retegui, che è il capocannoniere della serie attuale. Qui c'è qualche ballottaggio, c'è ballottaggio sulla tre quarti perché c'è un ballottaggio Lookman Pasalic e ballottaggio De Ketelaere Samardžić. Ricordiamo sempre il discorso turnover per l'Atalanta perché Gasperini nel post Atalanta Monza disse: sì, Napoli-Atalanta è una partita importante in ottica campionato, ma ricordiamoci che mercoledì o martedì, non mi ricordo il giorno, c'è la partita di Champions contro lo Stoccarda. Quindi potrebbe magari l'Atalanta domani fare un pochettino di turnover e potrebbe magari un pochettino sottovalutare la partita, visto che c'è la Champions e c'è un big match, diciamo un match fondamentale contro lo Stoccarda in trasferta. Un altro ballottaggio è Ruggeri Zappacosta sulla sinistra. Secondo me la partita si decide sulle fasce, perché Ruggeri e Bellanova, diciamo che sono i calciatori che in questo momento sono quelli un po' più sottotono. In mezzo al campo, ragazzi, Deron e soprattutto Ederson, quindi domani ci aspetta una bella battaglia tra Ederson e Anguissa. Ovviamente, duello da tener conto, quello tra Buongiorno e Retegui, perché sarà Buongiorno quello che andrà a marcare Retegui. Occhio a Lookman e De Ketelaere. Ecco, domani secondo me il Napoli potrebbe difendere sempre diciamo, con lo schieramento a 5, però secondo me potrebbe arretrare Gilmour e non Politano. Perché? Perché l'Atalanta ha due trequartisti. Però ribadisco, secondo me il Napoli può far male agendo sulle fasce. Quindi ragazzi, questo è quanto per il video. Io mi aspetto una partita decisamente più tosta rispetto al Milan. Ragazzi, poi diciamoci anche la verità. Noi abbiamo comunque giocato contro un Milan senza Leao, senza Pulisic, senza Tomori, senza Theo Hernandez, senza Reinders. C'erano tante assenze importanti per il Milan. Non è un modo per, diciamo, delegittimare la vittoria del Napoli. È comunque oggettivo che giocavamo contro una squadra con tante assenze. L'Atalanta invece non sarà così. Di base poi l'Atalanta secondo me è più pericolosa del Milan, fa un calcio molto più propositivo, aggressivo. Loro in fase di non possesso ti vengono ad aggredire uomo su uomo. Magari in trasferta lo fanno un po' meno, però la filosofia è sempre quella: aggressione uomo su uomo, ti vengono a rubare palla, vengono a raddoppiarti, a triplicarti spesso. Quindi domani avremo sicuramente una squadra molto difficile, molto tosta, molto complicata, semplicemente, ragazzi, molto complicata. Io non mi meraviglierei se domani dovesse arrivare un pareggio. Io penso che domani soffriremo abbastanza. Questa secondo me potrebbe essere proprio quella partita dove ti metti del metto e devi soffrire per 90 minuti. Di certo sarà più difficile della trasferta a San Siro contro il Milan. Detto questo, ragazzi, cimentatevi nel pronostico chi lo vuole fare, perché l'ultima volta due ragazzi avevano azzeccato risultato e marcatori. Poi ragazzi, chi azzecca il risultato e marcatori verrà nominato
nell'introduzione al video delle pagelle, quindi chi vuole fare il pronostico lo faccia. Io ripeto, per me finisce in pareggio. Non butterei un pareggio contro l'Atalanta, perché poi ripeto, ci sono anche i momenti di forma. Affrontiamo l'Atalanta nel momento peggiore, vedendo anche i numeri iniziali, miglior attacco contro miglior difesa, quindi già questo basterebbe per dire finisce 0-0. Poi chissà. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, è fondamentale per il video il like, le condivisioni e specialmente, ragazzi, l'iscrizione al canale. Per voi non costa nulla, è totalmente gratuito, dovete fare giusto un clic e poi cliccate anche sulla campanella perché così mamma YouTube vi aggiornerà sull'uscita dei miei nuovi video. Noi ci vediamo domani col post partita, domani si gioca la mezza. Ecco, aggiungiamoci poi che c'è l'orario che fa schifo. E quindi proprio domani ci divertiamo. Forza Napoli sempre, io vi saluto e ci vediamo domani. Buon sabato, ecco, buon sabato a tutti voi e niente. Ciao!